Buonasera, iniziamo questa nuova esperienza sotto il logo del Carroccio e raccontiamo così brevemente di che cosa si tratta. Il Carroccio è stato contattato da Opera Laboratori per raccontare ancora una volta come eravamo e qual è stata la nostra esperienza in questi 33 anni di vita. In 6 puntate, comprensive o di uno o di due argomenti, racconteremo alcuni articoli, commenteremo alcuni articoli apparsi sulla rivista, a partire dai primi anni, e vedremo in attualità che cosa è successo a questi argomenti, o meglio, se è cambiato qualche cosa, se è cambiato in peggio, se è cambiato in meglio, che cosa dovremmo fare per cambiare le cose che secondo noi, secondo il Carroccio, non sono state fatte alla perfezione. Ogni puntata avrà o uno o due argomenti, corredata di documentazione fotografica o reperti televisivi. Abbiamo attinto ovviamente da archivi privati e dall'archivio di Canale 3, ovviamente. La prima puntata riguarderà appunto il rastrello e la cisterna e una antica campana del Duomo di Siena. Partiamo quindi dal rastrello. Luca Lucchini due volte ha scritto sul rastrello e sul Siena, nel 94 e nel 2009, per cui passo a lui la parola. Sì, diciamo che è un'esperienza nuova per noi, no? Forse era meglio se non ci vedevano perché quando andava sulla carta stampata si vedeva solamente il che facevamo, però è un esperimento per uniformarci all'andare avanti nei tempi e quindi proviamo. Il rastrello, io mi sono preso anche degli appunti perché l'età incombe, anzi è già arrivata, e quindi per non rischiare poi di dire qualche sciocchezza sulle date specialmente, racconterò un pochettino la storia del rastrello. Per parlare del rastrello naturalmente bisogna tornare un po' indietro e più che altro parlare dello sport e parlare del calcio. Infatti il rastrello, nonostante sia stato un teatro di importanti avvenimenti sportivi di vario genere, soprattutto è stata la casa del calcio e quindi raccontarne la quasi secolare storia occorre necessariamente partire dalla storia della Robur. Le prime dimostrazioni, così le chiamavano, di questa disciplina sportiva sconosciuta a noi che arrivava dall'Inghilterra, fu portata a Siena da alcuni studenti universitari, goliardi, che su un terreno pieno di buche, di ciottoli, di sassi, tutte le mattine arrivavano con i pali e le traverse in spalla e sistemavano il terreno di gioco e poi segnavano il campo con la calce. Fino a quel momento Piazza d'Armi per i senesi era campagna, totalmente campagna, fuori dalle mura, era conosciuta più che altro perché vi venivano assegnati i cavalli del palio, la prima volta fu nel 1721, per il mercato del bestiame, vedete qui quanta roba veniva portata e probabilmente le vendevano tutte perché allora queste erano fondamentali per l'agricoltura e per le merende fuori porta. Prima dello scoppio della guerra vennero giocate diverse partite amichevoli da varie società amatoriali. Ci sono documenti che parlano addirittura di una decina di società. Le più conosciute erano la Sena, la Classica, la Pro Italia. Però fu la Robur quella che iniziò a imporsi come il club maggiormente impegnato in questa nuova disciplina e conquistò subito l'interesse di tutti i senesi, che accorrevano numerosissimi e entusiasti. Vedete, qui siamo in Piazza d'Armi. Vennero organizzate partite anche con formazioni di Firenze e di Castel del Piano, era il massimo della lontananza a cui si poteva arrivare. Terminato il sanguinoso conflitto, mentre il sempre approssimativo terreno di gioco veniva usato anche per le dimostrazioni scolastiche e soprattutto per le manifestazioni fasciste, la prima gara amichevole della Robur venne disputata nel campo di gioco di Piazza d'Armi il 10 marzo 1919. Vedete dov'era il campo? Il campo era accanto a quello e poi divenne l'edificio della scuola Cecco Angelieri e che poi provvide dorato, eccetera, eccetera. Vedete a sinistra il torrione dell'antiporto e questo era il terreno di gioco. Fra Robur e Menzana, che poi delegò la sezione calcio alla Sena, nacque una forte rivalità, tanto che le due società non organizzarono mai incontri amichevoli fra loro per non rischiare gravi incidenti, questo per dire un po' il clima che c'era. Alle partite in qualche occasione intervennero anche più di 1.000 spettatori.
Nel 1921 la Robus si iscrive al campionato di promozioni. Disputa la sua prima partita il 6 gennaio del 22, questa è una delle primissime formazioni, battendo l'Atala Firenze, quindi grande soddisfazione, 6-0 a Cugini Fiorentini. Vinse tutte le partite del campionato e conquistò la promozione. I bianconeri vinsero anche il girone finale e ebbero un grande successo in tutta la città, tant'è vero che 2 anni dopo anche la Menzana, per il solito spirito di emulazione, si iscrisse al campionato. Intanto nel 20 la Robur presentò un progetto di un nuovo stadio, perché in Piazza d'Armi non andava più bene, che doveva essere fatta ai piedi della fortezza, vedete qui il progetto, e doveva poter accogliere in maniera degna e dignitosa sia i giocatori sia i tifosi. La Menzana naturalmente presentò lo stesso progetto, anche se differenziato. Nacque la solita rivalità, ma il comune agevolò il Siena e questo forse acuì ancora di più la rivalità fra le due società, che si è prolungata a volte fino ai giorni nostri. Nacque così un campo molto elegante davanti a quella che era il garage Fiat, vedete a sinistra, molto bello, molto piacevole a vedersi, e prima del campo vedete il Parco della Rimembranza, che era nato da pochissimo tempo in ricordo dei caduti di guerra. Questo campo era un campo a quei tempi all'avanguardia, diciamo, anche se era abbastanza modesto per quelle che sono le nostre considerazioni. Fu inaugurato il 7 gennaio 23 con la Robur che sconfisse il CS Firenze 2-0, ancora una vittoria sui fiorentini, quindi ancora una grande soddisfazione. Certo era un mondo diverso, quasi inimmaginabile ma affascinante, vedete qui la curva di allora con la porta con i pali quadrati, divise di gioco pionieristiche, pallone di cuoio con legature, scarpine artigianali, terreni dove l'erba, e lo vedete, era un miraggio, ma di entusiasmo ce n'era tanto. All'inizio non c'era la tribuna, che però in seguito venne allestita, e a seconda delle varie esigenze sotto le mura, vedete in questo caso è sulla sinistra guardandole, delle esigenze o societarie o di ordine pubblico, poi fu spostata da sinistra anche a destra. Vediamo ora un'altra foto in cui si vede che la tribuna, vedete, è stata spostata dalla parte opposta. Sia prima che dopo la scoppia della terribile guerra, il campo di San Prospero, che poi per noi diventò il campino, tutti abbiamo calcato questo terreno di gioco e ci abbiamo fatto le nostre partite, venne utilizzato anche per gare d'atletica. Qui vedete una coppa, la Coppa Bernardoni mi pare, sia maschili in questo caso, sia femminili, perché anche a quei tempi, possiamo scorrere con le immagini, anche a quei tempi c'era una discreta voglia di fare sport anche per le ragazze. Veniva usato anche per allenamenti di varie discipline, in questo caso sembrerebbe addirittura ci facessero l'equitazione, che ci sono gli ostacoli. Poi la palla a volo, che era uno sport molto praticato a livello scolastico specialmente, pallavolo femminile per le ragazze, e poi anche per le gare dei militari, perché veniva impiegato per dare un po' di sfogo ai militari che arrivavano in questa zona. Nel settembre del 1931 la Robur passò in prima divisione. L'impianto di San Prospero non era più in regola con quelle che erano le norme di campionati che diventavano già importanti. Così la dirigenza bianconera chiese e ottenne di poter disputare le proprie partite nel campo di Piazza d'Armi. Era il campo che gestivano i militari, un bellissimo campo per la verità, perché vennero fatte, la tribuna fu ampliata, ci vennero fatte i recinti, gli spogliatoi vennero allestiti nella parte finale in fondo dove c'era i locali del tiro a volo. Vista la lontananza della città, perché in quel caso si lamentarono un po' tutti i nostri concittadini del tempo che era troppo lontana, addirittura vennero istituite delle linee apposta di autobus che partivano da Piazza della Posta, da Piazza Indipendenza, per arrivare nel luogo così lontano del campo di calcio. L'anno successivo la tribuna fu ampliata, ma nel 1933, causa la costruzione della nuova caserma, fu necessario spostarla nuovamente. Perché? Perché il Siena aveva cambiato la ragione sociale, era divenuta Associazione Calcio Siena e doveva disputare un campionato che aveva le sue esigenze come luogo e come spazio. E allora vedete in questa foto, in alto a sinistra c'è la Piazza d'Armi con il campo vecchio, l'unico edificio è quello della scuola, appunto, poi diventerà Cecco Angelieri, in fondo c'è circolare lo stand di tiro a volo, e allora in quel caso, siccome in quel posto lì poi nacque la nuova casa, ma furono costretti a spostare il terreno di gioco verso Pescaia, verso la fortezza, quindi verso la parte sinistra della fotografia. Intanto
nel 1926 Bargagli Petrucci, prima che era stato sindaco e poi nominato podestà, riprese una sua vecchia idea di 3 anni prima, quando era stato sindaco, di costruire un grande stadio nel podere comunale del Rastrello di fronte a San Domenico. Qui vedete la discesa che portava giù in fondo a quello che era il podere del Rastrello. In questa si vede, insomma, che era abbastanza dislocato, abbastanza male. Nel gennaio del 31, sotto la spinta anche del Duce, che chiedeva che in ogni città, in ogni centro, in ogni paese nascesse un campo di calcio in un comune, vennero eseguiti i primi movimenti di terra in quello che era appunto il podere del Rastrello. Vedete che dislivello c'era fra la casina che rappresentava il podere e quella che era la parte sopraelevata, dove poi verrà fatta anche la tribuna, eccetera. Era un progetto abbastanza megalomane. Il progetto prevedeva che lo stadio fosse una prosecuzione dei giardini della Lizza. Questo spiega anche perché c'è un anello a forma di cavallo, di ferro di cavallo, che gira passeggiabile intorno allo stadio. Il nuovo impianto doveva avere una capienza di 20.000 spettatori, pensate un po', una pista podistica, campi da tennis e una piscina. Forse un po' troppo per l'epoca e per i soldi che c'erano. I lavori iniziarono, ma cercare di riempire tutta quella conca naturale dimostrò un'impresa ciclopica. A peggiorare le cose vennero anche delle frane da parte di San Domenico e quindi le cose diventarono ovviamente difficili. Si chiese ai privati di portare qualunque cosa dei loro scarichi potesse riempire la conca naturale. Molto materiale arrivò dalla zona nord della città, perché il piano regolatore ancora non era stato ufficializzato, ma si era cominciato a costruire selvaggiamente fuori Porta Camollia. Ma si portò di tutto, si portò anche tutti i rifiuti della spazzatura, e sembra a un certo punto ci fossero un puzzo pazzesco perché ci scaricavano di tutto. Comunque i lavori andarono avanti e provvisoriamente fu allestito anche un terreno di gioco nella parte già costruita. Vedete che si vede sullo sfondo l'erigendo palazzo del quello che poi diventò l'Hotel Excelsior, il grande albergo, come lo chiamavamo allora, con tutti i contributi della provincia, del comune, eccetera. E c'è un terreno di gioco, e vedete nella parte ancora già sovrastante rispetto alla buca che rimane, nella parte opposta a quella come è stata fatta ora, dove venivano fatte le partite amichevoli, eccetera. A un certo punto, dopo aver scaricato ben 130.000 metri cubi di ferro e superate anche le difficoltà che incontrarono, perché il ferro non c'era più, si incominciava a parlare di guerra, roba del genere, l'8 dicembre del 38 lo stadio, intitolato al martire fascista Rino Daus, non senese ma grossetana fra l'altro, fu inaugurato con l'Empoli. Questa volta si perse 4-1. La spesa era stata di 1.800.000 lire, molto alta, e il terreno, beh, insomma, non era proprio il massimo, come si vede qui. Forse noi ci lamentiamo ora, ma era così. La tribuna scoperta era provvisoria, abbastanza piccolina, come si vede, e mentre quella coperta era molto elegante e poteva ospitare 1.500 posti a sedere. Nei giorni delle partite l'associazione Siena, la Roboli in quel caso ancora, gestiva 2 parcheggi automobilistici in piazza San Domenico e in viale Trento e Trieste. E quindi Paganini molti anni dopo non inventò niente, perché anche allora pagavano una lira per ogni vettura e contribuivano alle spese della società. In seguito però la tribuna scoperta venne ampliata, perché anche per un discorso di prezzi c'era l'opportunità e la necessità che venissero fatti anche gli spettatori che potessero sedere anche dalla parte opposta. Questa è un po' la prima parte della storia del Rastrello. Si chiama Rastrello proprio perché Luca l'ha spiegato chiaramente, si trattava di un podere, quindi era un podere di conseguenza dove il comune il nome coltivava. Era bello. Poi con il tempo è diventato stadio comunale Artemio Franchi. Sì. E quindi abbiamo visto in questa struttura di tutto, partite con squadre minori e squadre partite di Serie A, una storia infinita, quella del Siena, della C Siena, che francamente onora anche la città. Alti e bassi, ma di questo probabilmente ne riparleremo in futuro. In questo stadio abbiamo giocato anche noi, Luca. Abbiamo giocato anche noi, io penso tutta Siena sia passata da questo stadio, perché poi vedremo col gruppo stampa anche, sì, ma anche qualche tornetto. Sembra la tessera di giocatore del Siena, eh? Ecco. Perché non mi hanno voluto vendere. Perché... Te però non c'eri quando nacque il Rastrello. No, c'avevo pochino ancora. Non c'era Fabio Landini, probabilmente lui era grande. Una quindicina d'anni. No, ma è interessante secondo me vedere il lavoro che fecero, perché noi non ci si rende conto, ma il dislivello era una cosa... 9 anni fa. Era pazzesco. Cioè era un dislivello e mancavano i materiali, mancava il ferro. Ma poi l'ho fatto vedere, fa paura.
È veramente impressionante, cioè, una conca, la conca del rastrello, ma poi c'era anche la parte opposta da riempire, si pensava. Certo, ma poi il viale Veneto, non mi pare sia. Sì, quello per collegare San Prospero a San Domenico, perché quando cominciarono a voler costruire a San Prospero, ma i senesi non ci volevano andare, perché era lontano, perché dovevano fare il giro della Lizza, quel pezzettino davanti all'attuale. Il viale dei Mille. Esatto. E allora costruirono anche quello, riempiendo tutto lo scario, ma le portavano con carretti. Ci sono delle foto con Cicini che portano questi scarichi e venivano magari da fuori Porta Camollia, dall'antiporto, eccetera. Immaginate un po', era tutto a mano, poi si scaricava tutto. Luca, quindi, ma pensa a noi che ci del Carroccio, che ci piacciono le cose storiche, i reperti storici, i documenti che ci sono lì sotto, chi aveva una scatola di fotografie, la buttate, di tanto l'hai detto, buttateci tutto, portate l'immondizia, e uno ci metteva tutto, un po' come il 6 oggi, no? Cioè, sì, tutto quello che poteva servire a riempire. Non era indifferenziata la... Non era indifferenziata, era anche puzzolente, come dicevano, come se... nel tempo, perché chi abitava... chiaramente risolsero in quel momento il problema dell'immondizia, perché l'immondizia veniva scaricata tutta lì a quel punto. E poi quindi, nacque il viale dei Mille. E nacque il viale dei Mille. E quindi sotto al rastrello c'è tutto quello che, come dice Franco, che poteva in quel momento essere buttato via, magari anche cose oggi. Cose importanti. Moltissimo, e che invece sono lì sotto. Però ecco, un'impresa veramente ciclopica, un'impresa veramente importante, direi. E quindi dobbiamo, quando noi ci andiamo e siamo abituati a salire la gradinata, si mette a sedere comodamente, ricordiamoci anche dello sforzo che hanno fatto, anche dello sforzo economico, perché 1.800.000 allora, insomma, era una cifra veramente, ma veramente importante. A carico della comunità, questo è comunale. Monte dei Paschi metteva sempre dappertutto, perché anche in quel caso sicuramente ci furono contributi. Monte dei Paschi per 200 anni ha dato i soldi tutti gli anni, spesso non si sa dove siamo andati a finire, però c'erano e ci sono stati e sono serviti. Ma pensate, per l'epoca, l'arditezza del viale dei Mille, e si chiedevano quanto reggerà questo cemento armato, quindi era, e tutti dicevano avvallerà un giorno, non lo sapevano. Fortunatamente per ora ha retto, crolla tutto in Italia, mentre il nostro viale dei Mille, il nostro rastrello, anche se, come poi parleremo in fondo, la nostra tribuna ha bisogno di interventi notevoli, perché insomma sono passati tanti decine di anni e ha dei problemi sismici e che devono essere ambientati. Piccola sosta. Ripartiamo dopo la sosta pubblicitaria e ridiamo la parola a Luca, che ci racconta alcuni eventi, momenti di questa bella storia. Sì, io volevo tanto dire che nel tempo in cui venivano fatti questi enormi lavori, avete visto, era stato prestato un piccolo campo anche supplementare dove già giocavano, furono fatti molte attività in questo terreno già organizzato. Per esempio si andò dalle gincane motociclistiche, qui vedete sono tutti in camicia nera perché il periodo era quello, in tutte queste cose assisteva tantissima gente, come vedete. Si passò a manifestazioni scolastiche del regime, chiaramente le scuole, gli studenti, eccetera. Vi si svolsero abbastanza sorprendentemente, perché non si hanno molte notizie su questo sport, e anche gare di hockey su prato. Quindi a Siena l'hockey su prato è una cosa che onestamente noi non conosciamo, non ricordiamo, vennero fatte anche queste. Ci furono incontri di pallavolo, di basket, in questo caso guardate la tribuna com'è piena di gente e non credo che il livello del basket fosse eccezionale in quel momento, anche gli atleti mi sembrano abbastanza di dimensioni ridotte rispetto a quelli attuali. Nel 1936 il terreno fu adattato anche a campo ad ostacoli, vi furono gare di equitazione e l'anno successivo vi si svolse una gincana automobilistica organizzata dalla RACI, che altro non è che l'ASCI attuale. Nel 1939 addirittura vi fu fatta una gara di velocità automobilistica, svolta su quello che fu definito molto pomposamente il circuito dello stadio. Allo stesso tempo il rastrello fu molto utilizzato per le adunate, in questo caso sono gli studenti universitari del GUF, il gruppo universitario fascista, che partecipavano a tutte le manifestazioni sportive organizzate in Italia, perché era obbligatorio che ogni università avesse il suo gruppo sportivo. Una volta terminata la guerra,
vennero fatte moltissime gare amatoriali, vennero fatti dei tornei anche fra contrade, dove spesso succedevano anche delle belle risse, furono costretti a cambiare le maglie perché, o i nomi delle società perché ci identificavano troppo con le contrade, però insomma trovarono sempre il modo di fare delle maglie abbastanza simili a quelle che erano i colori della contrada. E la tribuna scoperta, come vedete, da questa foto era stata tolta, non c'era più, quindi la gente assisteva a bordo campo. Ancora una volta altre attività sportive vennero svolte e si andò anche in questo caso da tantissime cose, dalle corse dei cavalli che attiravano tantissimi spettatori, ecco, e alle corse dei ciuchi. Pensate, ora per noi questa è una cosa abbastanza grave, no? Pensare, però guardate la tribuna, è un po' sfocata, ma di dietro nella curva c'era tantissima gente, forse si può capire soltanto con il fatto che c'era una grande voglia di divertirsi e dimenticare gli orrori della guerra. Ma l'impianto del rastrello era davvero polivalente, così arrivarono le gare motociclistiche, abbastanza pericolose se consideriamo, vedete il fondo com'era, terra battuta, e questi cercavano di andare al massimo con moto e non erano proprio il massimo della tecnica attuale. E anche le corse ciclistiche, il rastrello fu sede anche di arrivo di tappe del Giro d'Italia, esattamente, e avevano fatto uno scivolo che arrivava davanti alla licenza, entrava nella pista e c'era una seguitissima, tantissima gente, quando fu levata la pista ci furono grandi polemiche. E poi negli anni 50-60, vedete, veniva allestito anche un campo da pallacanestro, io ricordo di aver visto qui i Globetrotters, i famosi Globetrotters che giravano tutto il mondo, erano degli artisti oltre che dei giocatori di basket, e qui vedete veniva impiantato un campo dove fra l'altro si giocava in notturna perché ci sono le luci. Il rastrello però non è vissuto soltanto di sport. Nell'agosto del 59 nel nostro stadio atterrò l'elicottero che portava in giro per l'Italia la statua della Madonna di Fatima, che poi fu portata in fortezza. Qui vedete i personaggi, fra l'altro il frate di San Domenico sulla destra, un frate molto conosciuto a Siena. Esattamente, anche la regina dello sport, l'atletica, è stata uno dei simboli del rastrello, il mitico dell'amicizia che portò a Siena i più prestigiosi atleti del mondo, ci vennero fatti anche dei record, e insomma fu veramente un momento di grande conoscenza della città per tutto il mondo sportivo. E poi scendendo anche un po' di livello, negli anni 70-80 anche i nostri Fantini calcarono il terreno di gioco, probabilmente erano più a loro agio a cavallo che sul campo di gioco, però anche qui vedete la tribuna scoperta è piena di spettatori. Ti ricordavi, Segno, qualche cosa dei Fantini che giocavano? No, è stato rifatto recentemente. Sì, recentemente è stato rifatto. Qui però c'erano delle facce che ci ricordano un pochino. Ho visto la tribuna scoperta sul fondo, ma quando fu inaugurata? La tribuna scoperta poi ne parleremo, dirò anche l'anno e la faremo vedere, perché fu un avvenimento importante, perché appunto le persone avevano questa necessità di avere un posto dove non pioveva, dove non c'era il fango e basta. Poi parleremo dopo anche degli altri posti dove i tifosi senesi andavano a vedere. Per voi siete più giovani, Franco, che sei un bambino, queste foto ti diano niente? Ricordo di Globetrotters, ricordo l'anno, il 67. Sì, ecco. 67. Io l'ho visto. Ricordo chiaramente, questa cosa ci sembrava chissà. Erano strepitosi. Eravamo prestigiatori, perché da noi non si vedeva certo. Atleti che facevano i pagliacci, perché tipo era buffo, umoristico. Gli scherzi, però schiacciavano nel canestro, cosa che allora non succedeva mai, insomma, ecco, quindi. E ho notato velocemente un'altra cosa: sulla tribuna coperta dello stadio c'è scritto Elixir Gran Paradiso. Lo farò vedere. Allora, torniamo un passo indietro però, perché vorrei raccontarvi qualche cosa che normalmente le persone non conoscano, specialmente i giovani. In tempo di guerra il rastrello divenne un orto, uno dei tanti orti di guerra che dovevano procurare viveri in un momento in cui la guerra stava arrivando, perché vennero fatti addirittura prima che la guerra scoppiasse, quindi ormai nell'aria c'era questo. Vennero fatti questi orti di guerra dove ci si coltivava cose che poi venivano distribuite alla popolazione. A questo proposito vorrei raccontare un gustoso aneddoto accaduto proprio che riguarda gli orti di guerra. Siamo il 9 aprile del 1959 e c'è una partita molto importante, Siena-Atalanta. A un certo punto viene fischiato un rigore a favore dei bianconeri. Benissimo. Dietro la porta di San Domenico era stata fatta una grande carciofaia. Quindi il portiere dell'Atalanta, che fra l'altro
era un ex Borgioli, a un certo punto prende il pallone e lo butta nella carciofaia. Discussione, rigore buono, non rigore buono, alla fine si batte a rigore, il pallone non si trova, tutti a cercare il pallone nella carciofaia, il pallone era sparito. Allora a quei tempi non c'era 40-50 palloni all'ora, il custode viene mandato a prendere il pallone nello spogliatoio, il pallone di riserva, come si chiamava allora, ritornano, finalmente si riesce a tirare questo rigore, centravanti del Siena d'Apas, forse nervosito da questo lunghissimo intervallo, sbaglia il rigore. Fortunatamente però poi il Siena vinse 3-2 e tutto si risolse, però pensate un pochettino quella che era la situazione. Nella carciofaia. Nella carciofaia. Il rastrello, vedete, era stipato, ecco, sì. E notate un po' i vestiti eleganti, cappotti, cappelli, sciarpe, cravatte, cioè non come ora dove se le persone sono nude sembra abbiano più fisico e quindi nelle curve bisogna dimostrare il proprio fisico, erano tutti legati. E come vedete di donne mi sembra non ce ne sia neanche una, un pubblico prettamente maschile. La parte economica però era importante anche allora e quindi molti spettatori erano fedeli abituali, tenevi abitué del Prato, perché nel Prato si spendeva meno. Senti, te andavi nel Prato? Certo, io correvo da una parte all'altra del Prato, secondo dove attaccava il Siena, no? Alla destra o alla sinistra della tribuna open. Sì, sì. Nell'intervallo si faceva la corsa per avere il posto migliore, che poi c'era in discesa, no? C'era, certo. Quando pioveva specialmente, e ci trovavo spesso un certo prete si chiamava Don Bani. Col sigaro un po' capo, tifoso acceso, no, anche troppo forse da che molto volta, acceso, discussioni infinite anche tra di noi, anche tra, perché siamo sempre stati polemici, no? Certamente. Voglio dire, chi difendeva l'allenatore, chi criticava l'allenatore, e lui partecipava sempre a queste discussioni con anima molto guerriera. Come infatti io volevo far vedere una foto che era passata, ma la volevo riportare, del Prato, siccome poi le tifoserie erano a stretto contatto, perché sì, allora non c'erano, sì, settori, scoppiavano spesso delle risse abbastanza furibonde, e questa si riferisce a una rissa con il Livorno, e quando il Livorno arrivava a Siena, insomma suonava male, erano, e qualche volta venivano usati anche i rami dei pini, perché i rami dei pini servivano quando la gente non ce la faceva le mani, si facevano anche con rami dei pini. E se andiamo avanti, non so se c'è una foto, dianzi parlava Franco del grande Lisir, era una sponsorizzazione che veniva fatta, ecco, no, non c'è, allora veniva fatta dal Cinema Teatro Impero, e il grande Lisir era un liquore della livoreria Pacini, che poi faceva anche il latte di gallina, faceva tutte cose, questi liquori falsi. Allora dianzi se ne aveva domandato la tribuna scoperta, ecco, la tribuna scoperta venne inaugurata nel 1955, come si vede qui era una tribuna scoperta fortissima. Siena Cecina. Questo non lo so, francamente non me lo ricordo, vedi la memoria storica, qui si riconosce anche diverse persone, ma insomma erano un po' più giovani di ora. Nel 69-70 furono montati i primi riflettori per l'illuminazione, e questo fu un passo enorme, perché insomma poter giocare in notturna era una cosa importantissima. Dopo tante polemiche, tanti divieti, anche perché appunto si diceva che dessero noia queste alte torri, le luci per il panorama, era una cosa che la sovrintendenza ci fece sudare amaro. Infine la grande svolta, il Siena conquista prima la Serie B, poi conquista la Serie A, e si arriva a quello che il rastrello, come diceva Dianzi Segni, aveva detto era stato intitolato Artemio Franchi, che poi addirittura divenne integrato come Montepaschi Arena, perché Montepaschi dava soldi a tutto e quindi serviva, e si comincia a ospitare il Gotha del calcio italiano. Arrivano dappertutto, lo stadio si trasforma con tutta una serie di tubi innocenti, nascono curve, curvine, curvette, arrivano i tifoserie ospiti in grande spolvero, a volte anche con grande confusione, perché non erano sempre tranquillissimi, e si comincia a dire addirittura che questo stadio non è più sufficiente. Si pensa di allargarlo, la Lega spinge per allargarlo, anche forse perché venivano molti tifosi ospiti, e si decide di mandare in pensione il vecchio glorioso rastrello. All'inizio c'è un progetto, che è questo, vedete qui la foto, in cui a Isola d'Arbia deve nascere un nuovo stadio, e la parte del rastrello verrà riqualificata, così si diceva con un termine tecnico. Il progetto è ambizioso, un anfiteatro greco, come vedete, all'incirca, con capienza di 20.000 spettatori,
parcheggi per 2500 auto, 50 bus, un palazzetto di basket, la piscina, la metropolitana all'aperto che doveva portare a Siena, a Monteroni, ristorante, centro medico, chi più ne ha più ne metta. Era veramente, si andava fuori il cervello, forse perché col fatto che c'erano i soldi del Monte si poteva pensare di far tutto. Il preventivo di spesa era altissimo, si andava da 40 agli 80 milioni di euro. Il nuovo impianto sportivo, questo che vedete, si chiamava 7 su 7 perché doveva essere vissuto tutti i giorni della settimana. Il termine doveva essere dei lavori previsto per il 2010. I lavori però non iniziano, i soldi non ci sono, forse non ci sono più perché c'erano, sono spariti. Nel 2011 Cenni, considerato il sistema Monte già crollato, pensa di poter privatizzare la zona, di espropriare circa 500.000 metri quadri a Isola d'Albia e concederla a privati, ma nessuno è disponibile a fare una cosa del genere. Nel 2014 l'allora presidente Mezza Roma, già in serie difficoltà economica perché Siena cominciava a dimostrare falle dappertutto, propone un nuovo impianto sportivo, più piccolo ma moderno, funzionale, anche qui con tante cose bellissime, dichiarando, e questa è una frase che dovrebbe andare nei libri di storia perché bisogna ricordarsi queste cose, che lui pensava nel lungo termine al futuro del Siena, e infatti lo abbiamo visto. Tutti sappiamo poi come le cose andranno a finire, anche perché portati dalla piena, come si dice da noi, arriveranno a Siena personaggi forse del calibro Mezza Roma, se non addirittura peggiori. Tutti i grandi progetti vengono dimenticati, inizia l'era della Durio, la farsa degli armeni, di Montanari, dei suoi infiniti ricorsi, e il rastrello, come si vede, viene frequentato da pochissima gente. Si arriva alla definitiva chiusura del rastrello, l'erba piange perché purtroppo è in condizioni disastrose, vedete qui una di queste in che condizioni siamo, e mi viene da pensare che cosa può in questo momento le riflessioni e può avere Olinto Giglioli, che curava il manto erboso come un figlio e il rastrello aveva un terreno che era invidiato da tutta Italia. Ora, una volta liberati dai legacci di Montanari, dei suoi ricorsi, eccetera, i lavori, specialmente quelli antisismici, dovremo scoperchiare probabilmente tutta la tribuna coperta, saranno lunghi, impegnativi e difficili per una struttura ormai a 85 anni. Quale sarà il futuro del nostro amato rastrello? Lo abbiamo provato a domandarlo anche all'assessore Loré per capire quali possono essere i tempi per un nostro ritorno al rastrello, ambito anche da tutti i giocatori, perché i nostri giocatori, che forse sono superiori agli altri in categoria, ambirebbero a giocare in un campo molto più grande. Senior, te segui il Siena, pensi che potrebbe essere un'evoluzione positiva avere un terreno di gioco più ampio? Non solo per i giocatori ma per il pubblico, no? Perché il pubblico deve andare a Badesse a vedere le partite del Siena, fa un po' tenerezza, insomma, mi pare si ritorna agli anni 20 del secolo scorso, quindi è una difficoltà per tutti, per cui questo ritorno in grande al rastrello è aspettato, atteso da tutta la città, voglio dire, ma chi pagherà le spese per il rifacimento della tribuna coperta e altre necessità? A questo punto ormai è comune, paga tutto il comune. Il comune aveva fatto quel famoso accordo che poi tutti abbiamo contestato, per cui una società che veniva a Siena, oltre ad assumersi tutte le spese di gestione, che per la Serie C, dove eravamo un tempo, anche la Serie D, erano spese notevoli senza grandi ritorni o quasi nessun ritorno, doveva accollarsi anche il rifacimento dei lavori dello stadio. Una cosa quasi assurda, insomma. Quindi ci sarà un contratto in questo senso? Faranno un appalto, una gara d'appalto, il comune farà una gara d'appalto con la ditta che deve fare, la nuova società a questo punto non c'entra più niente, esatto, quindi è tutto comunale, il comune, quindi la comunità dovrà ancora una volta accollarsi queste spese, ma saranno spese difficili perché soltanto per portare i macchinari, per poter scoperchiare il terreno di gioco, io penso che il tetto della tribuna coperta ci vorrà macchinari grandi, quindi forse una carreggiata, qualche cosa, non lo so, insomma, quindi diciamo che, però sentiamo intanto cosa ci ha detto l'assessore Loré a tale proposito. Dalla
dalla storia all'attualità, con il rastrello che nell'ultimo periodo è stato al centro di vicende che poco hanno a che vedere con lo sport. Per analizzare la situazione siamo in compagnia dell'assessore allo sport e all'edilizia sportiva del Comune di Siena, Lorenzo Lorè. Assessore, intanto cosa prova un amministratore, espressione della volontà cittadina, nel non poter disporre, nel non poter accedere a un impianto di proprietà del Comune con una storia quasi secolare come il rastrello? Una situazione molto dolorosa, naturalmente vissuta dai tifosi, da tutta la città. Sono ormai settimane che noi continuiamo con questa diatriba con Montanari sul possesso di questo impianto. Speriamo che nelle prossime settimane la questione si risolva e che finalmente il Siena possa venire a giocare qui invece di giocare nel campo di Badesse. Tribuna coperta e gradinata dovranno essere oggetto di interventi per il consolidamento statico e l'adeguamento sismico. Come pensate di conciliare, assessore, questi obblighi con le esigenze del Siena Calcio e dei tifosi? Innanzitutto mi preme ricordare che la Commissione Provinciale di Vigilanza ha già dato l'autorizzazione per giocare le partite allo stadio, sul campo, con evidentemente una capienza ridotta proprio per i problemi che si ricordavano prima. Evidentemente nel momento in cui noi dovessimo ritornare nel possesso dell'impianto ci metteremo al tavolo per capire quali lavori effettivamente devono essere fatti, attualizzarli quindi, e poi magari dividerli in lotti e, perché no, coinvolgere anche la proprietà Giacomini per capire se c'è disponibilità per venirci incontro su un lotto, più lotti o sulla totalità dei lotti dei lavori. Dopo le problematiche emerse a seguito della concessione impostata dalla precedente amministrazione, il Comune di Siena si farà carico per intero dei lavori o comunque sarà cercata, come già ci ha anticipato, un'interlocuzione con la nuova società per cercare di trovare un accordo? Devo dire che fino ad oggi ancora non abbiamo messo la testa su questo, naturalmente consapevoli del fatto che questo impianto ha bisogno di lavori. Evidentemente l'amministrazione comunale è rimasta, e anche la città è rimasta, molto scottata dalla concessione totale che è stata data e firmata dall'amministrazione precedente e dalla CR Siena. Probabilmente faremo dei ragionamenti più nel dettaglio con la proprietà Giacomini per evitare di mettere in mano un impianto così importante, così grande e così anche legato a questa città a coloro che in questo momento sono i proprietari del Siena. Negli ultimi 20 anni il rastrello è stato al centro di ipotesi progettuali anche ambiziose, faraoniche, che poi non hanno mai visto la luce. Quali idee ha l'attuale amministrazione per il futuro per cercare di valorizzare l'area e magari anche di metterla a reddito? Permettetemi di non rispondere perché veramente in questo momento siamo in una fase molto delicata e per scaramanzia direi di concentrarci sulla ripresa del possesso di questi impianti e del campo Bertoni, per poi fare insieme a tutta la città dei ragionamenti, come dicevo prima, sereni, di prospettiva, guardando al futuro ma con le bocce ferme e dopo aver risolto questa questione che, come dicevo poc'anzi, è veramente molto dolorosa per tutti. Le nostre redazioni sono sempre state caratterizzate da sostanziose merende, e questo lo abbiamo fatto prima perché chiaramente, visto l'orario, non potevamo farlo durante o dopo la redazione, però erano sempre anche condite dalle musiche, perché noi cantavamo sempre e col maestro Franco Baldi che ci accompagnava. Allora abbiamo deciso che per ogni puntata di questo nuovo esperimento che abbiamo fatto con la televisione, Franco farà una canzone cercando di legarla ai temi della serata. In questo caso forse è troppo facile, no? Io penso si può andare su Forza Siena. A proposito, Forza Siena, quando è stata scritta?
circa tra le due guerre, e ora siamo in grado di dire veramente gli autori, perché prima erano ai più sconosciuti, però sono venuti fuori da certe documentazioni, da certe testimonianze. E gli autori sono quindi Gualtiero Merlotti, che è il paroliere, che era un autore di testi per operette, anche per operette, per, e la musica di Mario Valensin, che era un medico di grande valore, che però era anche un violinista di grande valore. Quindi ci sta che la musica dell'inno della Cisterna sia nata sul violino, quindi. E poi il maestro Brandani la fa sentire nel primo disco registrato col pianoforte e il coro, che sul primo disco a 78 giri, tra l'altro. E allora, siccome la possiamo... noi siamo abituati ogni domenica a sentire l'inno cantato dal maestro Franco Baldi al Rastrello, anzi eravamo abituati, ora lo sentiamo a Badesse, ma insomma speriamo di sentirlo presso il Rastrello, facci sentire Oro Burrone Avanti Avanti. Volevo farlo col pianoforte, ma non mi passa dalla porta. Si fa con la chitarra, va. Porta Siena avanti avanti, tira in porta e marca il gol. S'avanza l'undici del Siena, che il cuor ci infiamma, che ci incatena. E così sferran le passioni dai nostri petti per i campioni. È un canto solo che risuona, è un solo grido che li sprona. Corri all'assalto, squadra eletta, in gol saetta si vincerà. Su Forza Siena, dove tu c'è la tua foga bella, su Forza Siena, dove vai tu la strada buona è quella. I bianconeri sono forti e fieri, hanno nel cuore tutto l'ardor che infuoca. Su Forza Siena, con volontà, con ardimento puro, su Forza Siena si vincerà sicuro. Più l'avversario è valoroso, più il nostro calcio è ardimentoso. Abbiamo atleti audaci e baldi, cor generosi, Garetti, Saldi. Il vanto son di noi senesi, che siamo ardenti e pur cortesi. Ma si pretende cortesia, chiunque sia, chi a fronte sta. Su Forza Siena, dove sei tu, c'è la tua foga bella. Su Forza Siena, dove vai tu, la strada buona è quella. I bianconeri sono forti e fieri, hanno nel cuore tutto l'ardor che infuoca. Su Forza Siena, con volontà, con ardimento puro, su Forza Siena si vincerà sicuro. Pronti? Parole un po' retoriche, però belle, che noi abbiamo sentito per decenni, vero Segno? Le abbiamo sentite, risentite, eccetera, e fanno piacere. Sì, parole un pochino fuori dal modo di musicare oggi. Qualcuno si è ritrovato a fare un nuovo inno? No, ma sì, sì, furono fatti, anche Paolo Magnoli aveva fatto l'inno, c'è un disco di Paolo Magnoli, però questo non passa, questo l'inno è questo. Il rifacimento di quest'inno partì da un articolo di un giornale livornese che diceva: si sente l'inno del Siena come dei granocchi in uno stagno, che gracidano in uno stagno. E allora i fratelli Bianciardi, che avevano qualche piccola attrezzatura, mi fecero registrare col pianoforte, ricostruire da zero l'inno. Due cose, una parola finale. Anche l'assessore Lore mi sembra che sul futuro non si è sbilanciato, perché non si sa dove andrà a cascare. Ma vogliamo parlare un attimo del passato? A Siena, quando succedono questi cataclismi, non c'è mai un responsabile.
non si individua mai le persone o l'istituzione che ha fatto danni. Parlo di Monte dei Paschi, parlo della CCN e possiamo fare un elenco infinito. Forse sarebbe bene conoscere davvero qual è stata la storia, qual è stata la storia di questi tre presidenti ultimi, specialmente l'ultimo, perché è venuto a Siena, con quali intenzioni e perché questa guerra è iniziata, questa guerra contro la città, oltre che contro... E questo segno non sarà facile, probabilmente sarà quasi impossibile perché non si sa niente di che succede. Però volevo commentare queste immagini. Sono i nostri ragazzi attuali. Noi giochiamo in un campionato che non è all'altezza delle nostre ambizioni, ma questi sono ragazzi bravi, si danno da fare, e addirittura la società, in questo caso un plauso al presidente, alla società attuale, hanno pensato di dare l'esempio e di pulire l'esterno del rastrello perché è in condizioni vergognose, e siccome il biglietto da visita di Siena, perché ci arrivano tutti i turisti o il parcheggio eccetera, è veramente vergognoso. Quindi un plauso anche a questi ragazzi che, oltre a darci per il momento almeno un po' di libidine calcistica, perché stanno giocando molto bene e sono primi in classifica, hanno dato anche una dimostrazione di civismo, e cosa che spero venga presa ad esempio un po' da tutti. La gente si domanda per quale motivo hanno dovuto pulire persone e non istituzioni, perché nello stadio non ci si può entrare. Dentro non si può entrare, solamente fuori si può entrare. Insieme a tanti giovani. Quindi abbiamo rifatto il look al nostro stadio. Esatto. E speriamo che serva d'esempio. Segno. Il rastrello, spero che si sia riuscito a trasmettere, specialmente ai più giovani, qualche cosa sulla sua storia. E ora che si fa? E ora si cambia completamente argomento. Sì? A conferma che queste puntate sono fatte di due argomenti, si toccherà parecchi temi: l'arte, la cultura, il palio, le contrade, le ricerche d'archivio, le curiosità che via via sono state pubblicate. Questa è veramente una grossa curiosità, che è anche una storia bella da raccontare. Il titolo di questo articolo era L'antica campana del Duomo, e fu redatto da Duccio Gazzei nel maggio del 1994. Il numero del carroccio è il numero 51. C'è un corredo fotografico eccezionale che racconta anche le difficoltà che sono state superate per arrivare a fotografare e fare la storia di questa campana. La campana ritenuta la più antica del mondo. Dico ritenuta perché poi c'è una storia dietro che ora Duccio ci racconterà. Carlo Guerrini, comunque si vedrà nel video, non c'è stasera, ma si vedrà nel video. In situazioni che oggi sono... Beh sì, molto diverse. Esattamente. Molto diverse, grazie a Dio. Raccontaci. Allora, intanto buonasera, e mi ricollego al ragionamento che faceva Luca prima delle nostre redazioni, che erano in realtà dei momenti di grande convivio, insomma, dove si mangiava, si cantava, insomma, si stava insieme. Però c'era il momento in cui si chiedeva l'articolo per il prossimo numero, che era un momento che era sempre, diciamo, vissuto in un modo particolare, perché chiaramente, tra l'altro, io facevo una parte difficile, perché il cercare curiosità d'archivio a Siena è molto complicato, perché è una delle cose più ricercate, tutti conoscono curiosità d'archivio, per cui, e a volte non nascondo che era difficile trovare le curiosità. La cosa interessante è che, come succede a tanti di noi, che a volte sono le notizie che ti cercano, e quindi quella volta là praticamente successe che una notizia mi chiamò da una vecchia rivista, insomma, che avevo nell'archivio di casa, Le Vie d'Italia, e a caso aprì dei numeri e c'era appunto un articolo sulla più antica campana d'Italia, che appunto sarebbe stata proprio appunto in Duomo. Quindi un argomento ghiotto da approfondire, e ci organizzammo, andammo su, e la cosa interessante è che fu davvero difficile andare su. Ora ci siamo ristati e fra poco lo vedrete nel video che lanceremo. Tra le cose appunto che oggi sono migliori di quelle che erano, no? Quindi abbiamo detto di fare anche un po' il punto, no? Di ciò che è cambiato, eccetera. Oggi salire su il campanile e andare praticamente a vedere le campane è una bella gita, insomma, si sale, è un piacevole, tutto il resto. Allora non era così. Allora le fotografie dell'articolo raccontano una salita difficile, che però ne valse la pena, perché confermammo quello che avevamo visto nell'articolo antico, che la campana è del 1149, quindi pensate, insomma, 1000 anni di suono, insomma.
E fu una bella scoperta, insomma, per cui credo la cosa migliore sia appunto vedere la spedizione che abbiamo fatto recentemente. Difficile, anche pericolosa. Allora era difficile e pericolosa, facemmo anche, come racconto, insomma, un'assicurazione sulla vita con Carlo Guerrini, valida un giorno per salire su. Oggi invece è tutto pulito, sistemato, cioè non c'è più le scale di legno che praticamente traballanti su cui salimmo, insomma, in tanti punti eri sospeso a 80 metri, insomma. Oggi invece è stato messo tutto un apparato appunto di reti per proteggere dai piccioni, per cui dentro è molto pulito, insomma, e se arriva c'è un piano praticamente dove le campane si toccano. Allora Carlo Guerrini, per fotografarla, si arrampicò praticamente sulla campana che appunto a quell'altezza, insomma, faceva un certo effetto. Tanto era un giorno di vento, per cui ballava tutto, era un giorno di marzo, mi ricordo, andammo, era veramente una giornata, però ci consentì di fare delle foto strepitose, insomma. Facci vedere una bella avventura. Sì. Allora via con il video, insomma. Questa avventura avvenne nel 1994 ed eravamo noi due praticamente a viverla, lui a fare le foto, io a scrivere i testi. Al Caroccio eravamo sempre alla ricerca della notizia particolare, la curiosità d'archivio, la piccola scoperta storica, e in quei giorni mi capitò fra le mani una vecchia rivista del 1932, Le Vie d'Italia, del Touring Club, dove era riportato un articolo che non poteva non stupirci, la più antica campana d'Italia, dove si raccontava appunto che la più antica campana d'Italia fosse a Siena, nel Duomo. Per cui non potevamo lasciarla passare, cominciamo a fare un po' di ricerche, e in realtà di questa campana non se ne sapeva molto. E la cosa ci portò dentro la storia ancora di più, perché era una bella storia misteriosa. L'unico modo per capire se appunto la notizia era vera oppure no era venire appunto sul campanile, che allora non era come ora. Ci siamo stati, è pulito, sistemato, a posto. Allora le finestre lasciavano passare i piccioni e quindi era molto rischioso, e ce ne accorgemmo quando per venire ci fu chiesto di fare per un giorno l'assicurazione sulla vita. Per cui decidemmo, ormai eravamo in ballo, decidemmo di venire lo stesso, e fu davvero una bella avventura perché era una giornata molto bella ma molto fredda e molto ventosa. Riuscimmo, insomma, a salire fino a quassù. Ci avevano spiegato come si doveva fare per capire appunto la campana, come fosse antica, quale fosse la data, quindi ci hanno detto di andare lì, un po' come si faceva da bambini con la matita sul foglio, andare in qualche modo a prendere le scritte, eccetera. In realtà non era pensabile, perché tanto era molto alta, ma poi era molto sporca. Io non riuscì nemmeno praticamente a staccarmi dalla scala, lui, molto temerario, si attaccò alla campana e riuscì a prendere la data, che era una data molto importante, perché questa che è la campana, è una campana storica molto importante, perché è datata 1149, quindi pensate, quasi 1000 anni, insomma. Allora si trattava di capire se fosse veramente la campana più antica. Ci accorgemmo che sostanzialmente in realtà c'era un'altra campana in Italia, un pochino più vecchia, a Roma, a Trastevere. Per cui quando a Carlo dissi praticamente che c'era un'altra campana ed eravamo arrivati secondi, per l'appunto lui era arrivato con la chiocciola secondo al palio, e disse: anche sulla campana mi ripurgo. Per cui chiudemmo l'episodio con questa battuta. Non riuscimmo a trovare di più. In realtà poi sulla campana è stato scritto un bellissimo libro di Sauro Cantini qualche anno dopo, e riprendendo dove noi avevamo lasciato, praticamente a quel punto la campana era pulita, era possibile ricostruirla, ricostruì la storia, ed è una campana veramente importante, è nella parte alta del campanile, per cui per arrivarci praticamente dobbiamo fare un'altra rampa di scale, ma è una campana storica, davvero antica, che fu fusa praticamente proprio qui, praticamente nell'antica chiesa di Santa Maria, da un artista che si chiamava Martino, e che si firmò proprio Castrum Sancte Marie, ovvero proprio il luogo dove era stata trasferita la sede episcopale e da dove poi cominciarono i lavori della prima chiesa e poi del Duomo. Quindi davvero una campana senese, e davvero una campana importante. Talmente importante che la notizia
fu praticamente, ci arrivò la lettera dell'Enciclopedia Treccani, fu anche riportata praticamente nel dizionario enciclopedico italiano, quindi un gran bel successo, una grande bella storia. Quindi bello, bellissimo anche a rivederlo, insomma delle immagini splendide. Come si dice appunto nel video, una delle cose più belle praticamente che poi appunto sono state scoperte negli studi successivi è che la campana è stata fusa a Siena, quindi per un periodo pensavamo fosse stata presa da altre parti, in realtà è stata fusa a Siena nella fabbriceria proprio del Duomo. Quindi per dire è proprio nostra, quindi questo la fusione, quindi per pochi anni non è la più antica, perché appunto a Roma c'è in Trastevere una di pochi anni più antica che ancora funziona, però insomma siamo praticamente a poca distanza sicuramente tra le campane più antiche che esistano, quindi sicuramente una bella scoperta del Carroccio. Proprio per parlare della fabbriceria appunto del Duomo, lancio il video dove Giovanni Minucci, il professor Giovanni Minucci, direttore dell'Opera Metropolitana, anzi mi dicono, lancio la pubblicità. Il bello della diretta. Chissà se in questa fabbriceria, che immagino sotto il Duomo, anzi si sa che era sotto il Duomo, sarà stata fusa anche il campanone 200 anni dopo. Credo che la cosa migliore, come dicevo, è che ce lo facciamo raccontare che cos'era una fabbriceria, in modo particolare quella del Duomo, dal professor Giovanni Minucci, che è appunto il rettore dell'Opera Metropolitana, quindi ce lo racconta lui nel video. Fabbriceria del Duomo di Siena, meglio nota come Opera della Metropolitana di Siena, ha una storia molto risalente. Siamo alla fine del XII secolo, 1190. Questo era il piano Sante Marie, e la cattedrale infatti è dedicata a Maria Santissima Assunta, regina e padrona di Siena, come attesta anche l'iscrizione che troviamo all'ingresso della cattedrale. Questa fabbriceria appunto ha una lunga storia, perché è il frutto di un legame forte fra l'autorità laica e l'autorità ecclesiastica, perché fin dall'alto Medioevo si sente la necessità di tenere insieme queste due autorità proprio per costruire i templi, i luoghi di culto, per restaurarli, conservarli, eccetera. Quindi diciamo fa parte un po' della storia del nostro paese e anche del nostro continente. In Italia ci sono 25 fabbricerie, non c'è solo quella di Siena, ognuna ha il suo nome, ha la sua storia. Quella di Siena ha una singolarità, e cioè quella che da metà del Cinquecento l'operarius, questo era l'antico personaggio che doveva occuparsi di amministrare e di gestire questi beni, prende il nome di rettore. È un nome che è rimasto storicamente consolidato fino ai nostri giorni. Abbiamo alle nostre spalle una cattedrale con la sua funzione naturalmente liturgica e religiosa, che è la sua funzione centrale e principale, ma è anche custode di tante bellezze. Allora il compito delle fabbricerie oggi, della fabbriceria di Siena in particolare, è quella di continuare a mantenere, conservare, restaurare e promuovere naturalmente anche le bellezze che ci sono state affidate. E quindi è un compito importante che noi svolgiamo grazie alla presenza di un consiglio di amministrazione che è il frutto di nomine che vengono dall'autorità ecclesiastica e dall'autorità laica, ma che nello stesso tempo ci danno, come dire, un notevole grado di autonomia, perché noi abbiamo l'obbligo di rispettare ovviamente le leggi dello Stato e lo statuto,
che appunto regola la nostra vita. E con questo spirito abbiamo intrapreso questa azione da un anno e mezzo a questa parte e con grande soddisfazione e con grande impegno continuiamo a portarla avanti nella speranza appunto di poter continuare a contribuire al restauro, alla manutenzione, alla promozione di questi beni che sono religiosi innanzitutto, ma sono anche beni artistici e storici e quindi, come dico sempre, beni anche dell'umanità. Quante belle cose si scoprono, caro, abbiamo scoperto, Duccio. Questa poi credo sia a livello nazionale, se non internazionale. Siamo tornati sul Duomo più volte noi. Sì, abbiamo raccontato, a proposito proprio delle curiosità d'archivio, tante storie sul Duomo. Per esempio, una delle più interessanti fu la riscoperta delle statue. Le statue che fino a un certo periodo erano nel Duomo e che poi dismesse furono vendute ed oggi sono a Londra. Quindi riuscimmo a farci mandare le foto attuali, quindi praticamente le abbiamo fatte vedere come sono oggi. Un'altra degli articoli che pubblicammo fu la storia della testa della papessa Giovanna, che fino al Settecento era stata praticamente tra le teste dei papi. La papessa. Unico caso, perché tracce della papessa Giovanna praticamente sono assolutamente, diciamo, rare. Mentre da noi c'era rimasta ed è raccontata da tantissimi l'immagine della papessa Giovanna, per non dire appunto gli studi di Franco sulla scritta all'esterno, su opera rotas, no? Quindi insomma il Duomo anche su un carroccio della battaglia di Montefeltro c'è un segnale dentro il Duomo, c'è un pericolo. Quindi abbiamo fatto tante volte, siamo entrati. Dicono l'asta, ma sembra che non sia assolutamente l'asta del più leggenda che storia, ma più leggenda che storia. Succede. Fu esposta anche per parecchio tempo anche al museo come proprio asta del carroccio, poi invece sembrerebbe sì che non sia assolutamente l'asta del carroccio dei fiorentini, ma insomma la leggenda è sempre bene un pochettino anche alimentarla, no? Quindi sì, quella parte poi ci piace un sacco, perché poi dopo su questo tipo di leggende appunto che sconfinano, no? Non si sanno eccetera, danno modo anche di creare storie affascinanti, soprattutto anche con i ragazzi, con i bambini. Tante volte praticamente alcune di queste storie sono state proprio raccontate anche a scuola, quindi perché erano piene insomma di tanti aspetti che ai bimbi piacciono moltissimo, insomma. Sì, quando si va a scuola con gli amici del Palio, e Franco lo sa perché lui va sempre a cantare, a suonare, eccetera, quando racconti le leggende hanno un fascino eccezionale, o magari se gli racconti le cose vere, eccetera, hanno meno appiglio sui ragazzi, ma quando sì, racconti maestra e bidelli compresi, tutti. Sì, e più sono fantasiose, forse irreali, e più funzionano e funzionano, quindi quello è importante. Una domanda, torno sulle campane, ma ora suonano come, elettricamente? Suonano elettricamente, ma suonano tutte, per cui nell'ultima, anche una cosa carina fu che nell'ultima spedizione che abbiamo visto nel video, a un certo punto noi ce la prendevamo un po' comoda e ci dissero: guardate che se perdete ancora tempo a mezzogiorno suonano, e vi posso assicurare, ci disse che non è proprio una cosa, diciamo, facile resistere al piano delle campane, per cui finimmo in fretta e furia, perché dopo pochi minuti appunto suonarono. E tutte quante sono? Dunque sono quattro al primo livello e ce ne sono tre a livello di sopra, quindi pare sono sette campane. Quindi la differenza con il passato è che prima le campane sventolavano, cioè erano ondeggiavano, poi con un restauro, ma di diversi anni fa, fu deciso di tenerle ferme perché c'erano dei problemi di stabilità. Ci dissero che non vibrava più. Ci credo, perché di campane, Franco, aiutami. Nella video musica a sette abbiamo fatto Voci di Siena, la prima. Esatto. Cioè, il suono delle campane. Abbiamo
abbiamo riprodotto, è vero, si trova una, fu trovata una registrazione delle campane del Duomo prima del blocco. E c'è una grande differenza. È un, è la vita e la morte, veramente, perché una campana che ti manda il suono, ti manda il suono addosso, una se lo tiene stretto, sono due mondi diversi. È anche più forte oltre ad avere un rumore diverso? No, 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 questione di volume, di, diciamo, di bellezza. Non sembrano nemmeno le stesse, non sembrano nemmeno le stesse, francamente anche questa è una bella cosa. Il solito popolano dice sembrano stagne rotte ora. Lo si trova nell'unica musica setta che abbiamo pubblicato, il secondo che è stato un DVD, un CD, no? Un CD, sì. Con le canzoni... nostre, sì, ci sono le campane del Duomo, le vecchie, vecchie sono le stesse, ma sì, 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 meccanicamente sono cambiate. Elettrico, sì. Questo fatto notare anche questo. Si vede bene anche qui nel filmato che sono ferme. Allora, queste sono perle nostre che abbiamo portato nel carroccio in quanti anni? 30 anni? Sono 33 anni. 33 anni. Marzo 1985. Maggio 2018. Queste sono alcune delle perle che abbiamo portato, però noi con questa nuova edizione moderna, diciamo, del carroccio televisiva abbiamo altre perle, no? Vorremmo portare altre perle. Alla fine di ogni puntata scopriamo l'archivio Landini, che è uno dei più belli sicuramente privato a Siena, grazie a Fabio che ha continuato il lavoro di Lando, il suo babbo. Sì, fra l'altro mi ha fatto piacere rivedere, va bene. Si conosceva, ma insomma, la copertina credo sia il numero zero, sì, del carroccio, sì, con quella foto storia, quella non è la cartolina, è proprio la foto originale. Senio venne a casa da mio babbo nell'85 e fu l'inizio. Una collaborazione profonda. Io ho collaborato poco, ma insomma, con la famiglia, da un punto di vista. Comunque rimasi impressionato. Giornalistico, però quando c'è stato bisogno, sapete benissimo, insomma, si è aperto gli armadi di questo, voi le chiamate perle, vabbè, le chiamerò anche sono io. Sono perle d'archivio, al termine. Che mio babbo ha iniziato, ma da quando era ragazzo, perché c'è documentazione contemporanea di Coeva di quell'epoca, e che quindi posso dire che mio babbo ha cominciato da ragazzo e poi per passare gli anni si è sempre appassionato di più e è andato a ricercare anche le cose del passato. Io francamente devo dire la cosa mi è piaciuta subito, anche a me fin dall'adolescenza direi, quindi mi ci sono divertito, lo guardavo, mi garbava quella roba e gli sono andato dietro e ho continuato poi io anche ora quando c'è la possibilità. E continui ad acquisire altro materiale? Sì, non è che si trovi ormai. Mercatini? Mercatini? Ma mercatini, internet, queste cose ormai sono queste, insomma. Ma sei quindi, riuscito a compensare, arrivare al livello di babbo? No? Posso dire che ho trovato diversa roba in queste, sai, poi mio babbo c'è stato dietro fino a, come si dice a Siena, è stato nei Sucenci e quindi fino praticamente ai primi anni 90, quindi è bello passato 30 anni, in questi 30 anni mi sono dato da fare io, insomma, ecco. Però già allora babbo, guarda, hai visto, ci sarebbe, io, qualche volta gli ho fatto fare anche male, si è fatto male qualche volta, però ecco, parliamo anche di tempo, era un tento. Perché i prezzi delle cose che riguardano Siena, anche se sono cose di scarsissima importanza, sono andate alle stelle dappertutto. Sì, in effetti a volte sono cose difficilmente accessibili. Devo dire una cosa, le cose, quelle grosse, importanti, sì, si trovano, ma poco, quindi si trova semmai qualche cosina. Io per esempio cerco vecchie pubblicazioni, vecchi giornali, riviste in questo momento, anche dalla fine dell'Ottocento, insomma, ho messo insieme qualche cassettata di roba, insomma. Quindi, poi, le cose importantissime, si sa quali sono, poi si vedranno in una di queste puntate. Caro Ercolani, la prima pubblicazione importante a colori, disegnata a mano, colorata a mano dalle
lavoranti del conte Ercolani, con tutte le comparse, la pubblicazione del Forni del 1887, stampata a Firenze dai Benelli e Gambi, e poi l'altro importante è Cambellotti, Misciatelli, Ambellotti, questi sono quelle più essenziali della storia del paese. Però c'è tanta altra roba praticamente introvabile, ce l'ho. Perché, certo. Se non ce l'ho io non vuol dire che non ce l'abbiano altri, perché ora queste perle che ho io a Siena posso assicurare ci sono altri archivi degni di, ecco, allora, se scusa, non maggiore rispetto. Come dobbiamo chiudere, Senio, sì. Allora noi si è deciso che come Franco tutte le volte canta una canzone, ogni puntata ci sarà le perle d'archivio di Fabio Orlando Landini, e quindi chiudiamo questa puntata, vi diamo appuntamento a giovedì prossimo. Grazie del vostro ascolto. Dall'archivio che il mio babbo in tanti anni aveva messo su, come si potrebbe dire, relativo a materiale sul Palio e su Siena, e da questa raccolta indubbiamente il Carroccio aveva già attinto abbastanza fin dal primo numero, abbiamo ripreso in mano tre ormai anzianotti numeri unici dedicati alla gloriosa e ultracentenaria società della Cisiena. Forza Siena, Ale Ale Siena e A 30 anni di campionati, pubblicati rispettivamente nel corso dei tornei 1949-50, 1950-51 e 1951-52, questi rappresentano davvero lo spaccato di una Siena intrisa dal dolce sapore dei ricordi e del passato. Stampati nella veste tipografica dell'epoca, semplice e nello stile dei numeri unici di Contrada, queste tre pubblicazioni si avvalgono della collaborazione di alcune tra le più felici penne senesi di quegli anni: Mario Celli, Fernando Giannelli, Gastone Giannelli, Bruno Papa, Carlo Fontani, Silvio Gigli furono gli autori dei numerosissimi testi, in prosa o in rima, che con aria scanzonata e piena di ironia e di satira ripercorrevano i fatti e i fattacci della società, prendendo in giro giocatori, dirigenti e soprattutto i tifosi. Ricca infatti la carrellata su tanti personaggi di quegli anni, immortalati anche in un gran numero di caricature, opera dei migliori vignettisti e disegnatori dell'epoca, da Orlando Brandi ad Enea Marroni, da Mario Picchi a Mario Giannelli, gente che imperversava anche sulle pubblicazioni celebrative contradaiole. Si riconoscono tra gli altri Gigi Arietti e Beppe Giannelli, indimenticati dirigenti, e ancora il professor Mario Bianchini, il Barbucci, famoso istriciaiolo, e Gino Savelli con Amleto Tancredi, detto Fagiolino, i quali, pur rivali sul campo per le loro diverse appartenenze contradaiole, Torre e Oca, si trovano in perfetta armonia circa la comune ed indiscussa fede bianconera. Nei tre numeri unici non mancano anche i richiami storici e le memorie relative ai campionati del passato, con dati statistici, cronache, elenchi di formazioni. Significativo anche un articolo dedicato a Sergio Chellini, portierone senese chiocciolino, allora in forza al grande Napoli. Non mancano neppure riferimenti ad alcuni locali pubblici assiduamente frequentati dai tifosi senesi, come i bar La Balsana, Il Notturno e La Lizza di Giovanni Dolfi. Piuttosto curiosi poi gli auspici della costruzione della tribuna scoperta, della legatura dei cuscini per evitarne il lancio e il cambio ogni tanto dei dischi trasmessi dall'altoparlante, con l'augurio che venga reso un po' più potente a beneficio dei settori popolari. Ma si sprecano anche gli appelli ai tifosi per una presenza assidua al rastrello e per un sostegno sempre più significativo alla squadra e alla società, tenendo a precisare che il ricavato delle vendite dei numeri unici sarebbe stato destinato a totale beneficio dell'Associazione Calcio Siena. Le note introduttivo di quello pubblicato nel 1951 si concludevano così: affidiamo a questa sintesi della vita della nostra società ai giovani sportivi di Siena,
certi che essi ne trarranno motivo per stringersi con immutata affettuosa fiducia attorno alla loro squadra incamminata verso le mete più ambite.